Il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio nella giornata di ieri ha incontrato in videoconferenza Rete Ferrovie Italia ed il commissario designato per la ferrovia Pescara-Roma Vincenzo Macello, chiedendo ed ottenendo di organizzare un incontro con i sindaci interessati alle tratte Pescara-Chieti e ai due lotti inseriti nel PNRR Interporto d'Abruzzo Manoppello e Manoppello-Scafa. Abbiamo raccolto l'invito dei territori nell'ambito della costante interlocuzione con Rete Ferrovie Italia e il confronto con tutti i portatori di interesse. La Regione Abruzzo si fa carico di svolgere un ruolo di mediazione e sintesi, ha sottolineato il presidente Marsiglio. Intanto, in vista dell'avvio dei lavori, c'è preoccupazione per l'impatto ambientale dell'opera, come spiega il rappresentante del Forum H2O, Augusto De Sanctis. L'ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Pescara è sicuramente molto importante per la cura cosiddetta del ferro. Noi dobbiamo sottrarre auto dalle strade, dalle autostrade. C'è da dire che appare un'opera forse sovradimensionata in generale, perché varrebbe più di 6 miliardi di euro per un collegamento non così utilizzato come flussi. Però ben vengano investimenti per il miglioramento della rete, almeno nelle aree, per esempio nella Val Pescara, anche da Vezzano a Roma, che sono le tratte più usate per i pendolari. Noi crediamo che bisogna scommettere sulle linee appunto utilizzate frequentemente dai pendolari, più che pensare a grandi interventi e grandi mega opere per l'alta velocità. Nella Val Pescara ci sono delle criticità, perché sicuramente va a intaccare aree molto antropizzate, e quindi il progetto prevede interventi anche su edifici esistenti che dovranno essere abbattuti. A quello che ci preoccupa di più in tutto questo, ovviamente il rispetto dei diritti dei singoli proprietari, ma nella Roma Pescara a nostro avviso il problema principale è il mega tunnel di oltre 10 km che vorrebbero scavare sotto il Morrone, in pieno parco della Maiella. Perché è un problema? Intanto perché ci passa una delle faglie più pericolose d'Italia, che potrebbe dislocare il terreno anche di un metro e quindi rendere inutilizzabile una galleria del costo di più di 1 miliardo, e dall'altro lato bucare proprio a monte delle sorgenti che a Popoli danno poi l'acqua a tutta Val Pescara. Più di 1000 litri al secondo vengono prese dalle sorgenti del Giardino, e rischiare di depauperare questa risorsa e a nostro avviso sarebbe veramente inaccettabile, perché dà l'acqua a Pescara e a Chieti e a tutta la Val Pescara. È un progetto sbagliato. Ecco, un po' ci sorprende che Ferrovie insista su ipotesi progettuali assolutamente impercorribili.